Cos'è che vuoi fare? Una foto con la linguaccia. Avvicinati un po' a me, ma non troppo che c'è il coronavirus, va bene, dammi 5. No, c'è il coronavirus. Una foto con la linguaccia. E fai sta linguaccia, tanto sei brutto lo stesso anche. Aspetta, vieni qua. Non si può fare, anche se ci vediamo. Cosa? Cosa vuoi vedere? Non voglio vedermi. No, voglio fare una foto. Una foto? Mm-hmm. Foto, non foto. Prova a dire foto. Foto. E perché tu dici foto? Perché? Che cambio è? Foto, foto, foto. Prova a dire parola. Parola. No, parola. Parola. Oh, ah, bravo, però bravo, rispondi bene. No che c'è il coronavirus. Mm-hmm. Sentimi, Flavio, dimmi questa cosa qua. Non mi chiamo Flavio. Come ti chiami? Davide, ma perché ti dimentichi sempre il mio nome e io me lo ricordo perché sempre? Perché sono vecchio. Come mi chiamo io? Marco. No, Antonio mi chiamo. Come Antonio? Mi hai detto che stavi scherzando e mo non ti chiami. E mo non scherzo più. Perché? Stai un pochino più vicino di me. Ma non troppo che c'è il coronavirus, ok? Stai a una distanza ideale. Sei capace? È ideale questa distanza? È ideale? Troppo, un po' più vicino, un po' più vicino. Ancora? No, se no esci dalla camera, fermo lì. Allora, sentimi qua, Claudio, volevo chiederti questo. Non mi chiamo Claudio. Come ti chiami? Davide. A che squadra tifi? Eh? Al Barletto, che squadra tifi? Non ho una squadra. Hai un compasso? Che significa? Non hai una squadra, vale un compasso per disegnare, no? La squadra è uno strumento che si usa per disegnare. La squadra? Non la usi? Vabbè, niente, cambiamo discorso. Io ho il goniometro e il... A che goniometro? A che goniometro tifi? Io ho il goniometro quello là che ha la riga. A che goniometro tifi? Io tifo una squadra, tu a che goniometro tifi? Io ho il goniometro fino a 10. Ah, fino al 10, tu tifi, bravissimo, questo mi interessa, non c'è il coronavirus. Senti, avvicinati un pochino a me, sembri Napoleone se tieni la mano così. Sai chi è Napoleone? Chi è? Un signore che teneva la mano così. È come il cuore. Come il cuore. Però lui aveva mal di stomaco, teneva la mano così. Parliamo della tua fidanzata. Non ce l'ho. Ce l'avevi, ce l'avevi. Come si chiamava? Ilaria. E l'hai lasciata, giusto? Perché l'hai lasciata? Dimmi. Perché ci siamo trasferiti per vedere i nonni, così stavamo più vicini e poi non usavamo il navigatore per andare in campagna. Che storia triste, l'hai lasciata di colei che stava venendo a trovarti, è arrivata e non ha più trovato nessuno a casa. Che triste questa storia. No, ma no. L'hai lasciata così? No, l'ho lasciata. Io sono stato un altro anno a scuola. Non l'ho lasciata. Te ne sei andato così? L'hai lasciata? No, non me ne sono andato io, ma se n'è andata lei alla scuola primaria. Io non c'ero alla scuola primaria. E ti ha lasciato così? No, io avevo 4 anni, quindi lei è nata prima di me, è andata prima lei alla scuola primaria. E quindi primaria. L'hai lasciata, era troppo grande lei per te, giusto? Sì. Ah, beh, hai fatto bene allora. Ho fatto. Hai fatto bene, adesso ce l'hai una ragazza qua? No. La cerchi però, giusto? Sì, devo guardare tutte le ragazze. Guardali tutte per bene, va bene? Mm-hmm. Te lo metti il gel? Igienizzante? No, me lo mettono le maestre e tanto non me lo porto più. E in testa, tanto lo spendono loro, chi se ne frega. Con quello che costa... Meglio che lo mettono le maestre, giusto? Sì. Sentimi, il gel in testa te lo metti? No, in testa no. E come fai? No, non quello igienizzante, il gel normale. Per conquistare le ragazze non te lo metti? E qual è il gel? Mettiti un po' più vicino a me. Ma non troppo che c'è il coronavirus. Dammi qual è il... No, c'è il coronavirus. Il gel per mettere a posto il ciuffo non te lo metti? Qual è? Vabbè, la lacca, lo spray in testa, non ti metti niente in testa? Non guardare la mamma, guarda. La schiuma. Ah, la schiuma, questo intendevo. Te la metti la schiuma per conquistare le ragazze? Non più grandi di te però, eh? Io non ho mai conquistato le ragazze. E ti insegno come si fa, guarda. Come si fa? No, innanzitutto bisogna mettere a posto un po' la camicia così, fai. La lingua dentro. No, dentro. E poi bisogna fare, guarda questo sguardo qua, un po' di sguardo. Guarda così. Stai facendo? Non lo so fare, io so fare l'occhiolino. Ah, fai l'occhiolino. Poi guarda, si mette la mano anche qua così, guarda. E così le... Quando vai a scuola? Lunedì prossimo? Fai così, guarda, poi ti metti un po' a posto il ciuffo così, metti, vediamo. E le conquisti subito, va bene? Ma perché? Come perché? Non vuoi conquistare una ragazza? Perché? Perché la devo conquistare? E se no non ti guarda, devi attirare la sua attenzione e farle vedere che sei un sex symbol.
cosa sono i sex symbol? Sono quelli che quando guardano una ragazza, le ragazze fanno così, guarda. Che amore, svengono. Va bene? Eh sì, ma io ho voglia di mangiare, con la pancia vuota. Con la pancia vuota. E la ragazza non ti interessa, meglio mangiare? Meglio mangiare, perché se ho il pancino vuoto. Allora le ragazze le lasciamo perdere, va bene? Allora ragazze, statemene lì che noi dobbiamo mangiare, va bene? Che ci mangiamo stasera qua in campagna? Mo andiamo, prendiamo un coniglio e... Ok? No. E che c'è ci mangiamo? C'è il pollo arrosto. Ah, c'è il pollo arrosto. Prendiamo un pollo e... No, l'ho già preparato. E tu l'hai visto quando il nonno lo ha... Stai vicino a me. No, non l'ha... No, il pollo. Si è suicidato. Il pollo. Si è suicidato. Il pollo arrosto. L'ha già arrostito. Ma prima era crudo? Cos'era prima? Era crudo? Sì, era crudo. Era crudo, con le piume che camminava. No, non era già cotto, camminava già cotto. Sì, camminava già cotto. Ha preso un pollo cotto e gli ha solo spennato, giusto? Mm-hmm. Bravo, questa mi è piaciuta. No, che c'è il coronavirus. Vabbè, salutiamo tutti i nostri fan. Salutiamo i fan. Avvicinati a me. Hai fatto l'intervista, Nicolò? Allora, vogliamo salutare i nostri fan o no? Sì. Allora, guarda la telecamera. Devi dire quello che dico io, va bene. Cari amici. Cari amici. Cari amiche. Cari amiche, noi mo andiamo a magnà. Noi mo andiamo a magnà. Quindi vi diciamo. Quindi vi diciamo. Psicologicamente. È un po' difficile questa parola. Vabbè, bisogna dirla, sennò non si può cantare lo zecchino. Quindi psicologicamente. Psicologicamente. Sei riuscito, bravo. Certo. Bravo, no che c'è il coronavirus. Vi salutiamo e ci vediamo presto dopo che ci siamo pappati il pollo. Ci vediamo presto dopo che ci siamo pappati il pollo. Che camminava arrosto. Che camminava arrosto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.